Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Piccolo disclaimer, questo tecnicamente doveva essere un latte e biscotti, cioè lo è stato perché è la seconda volta che sto girando questo video, dato che la prima credo di ho tenuto il telefono un po' troppo lontano, quindi l'audio è venuto abbastanza uno schifo, non si capiva niente, cioè facevo fatica a capirmi io mentre montavo, quindi ho detto vabbè, lasciamo perdere, rifacciamo di nuovo tutto. Quindi sì, non è più un latte e biscotti perché non ho latte né biscotti, perché li ho mangiati prima, quindi sarà un video normale, credo, sarà un video normale in cui parlerò però improvvisando come prima, perché non me lo sono scritto. Sto registrando in giardino con le api che girano qui davanti. Un po' troppe api, che palle, perché abbiamo mangiato. Via. Sono in giardino e oltre al fatto che noi abbiamo le galline, tutto il vicinato ha le galline, quindi ogni tanto partono, di questo vi chiedo scusa, però volevo tenere un bel sfondo floreale, quindi no, non posso avere tutto dalla vita, non posso avere sia lo sfondo che il silenzio. Dunque, Doctor Who, sì, cos'è Doctor Who? Credo che sia la serie più longeva che ci sia, longeva nel senso da quanto va avanti, non per episodi, perché credo per episodi la più longeva sia Beautiful, non so quante migliaia. Semplicemente è una serie che sta andando avanti dagli anni 50 praticamente, ed è una serie che ha sempre fatto parte della cultura britannica. E essendo appunto una serie molto vecchia, che ci sono tipo, non so, una trentina di stagioni, robe così, adesso non mi ricordo esattamente, potete dire una cazzata, non ho controllato. Nel 2005 c'è stato quello che potremmo chiamare un reboot, più o meno, della saga, anche se non è propriamente un reboot perché non l'hanno rifatto dall'inizio, l'hanno semplicemente continuata, però lasciando da parte la trama, cioè è iniziata come se fosse una serie nuova, praticamente prendendo solo in considerazione alcuni canoni, alcune parti fisse, alcuni personaggi che sono sempre stati parte di Doctor Who, come vedremo più avanti. Quindi cos'è Doctor Who? Ma soprattutto chi è Doctor Who? Il personaggio appunto è il dottore, ovvero questo personaggio che è un Time Lord, un signore del tempo, ed è essenzialmente un alieno, per quanto possa sembrare umano, e sì, molto simile all'umano, se non per il fatto che ha due cuori ed è immortale. Che vabbè, la faccio passare come se fosse una cosa da niente. Ah sì, due cuori, è mortale. E lui quindi si fa chiamare il dottore. Il suo nome è sconosciuto, non si sa ancora, non è mai stato rivelato, perché fa parte del suo, un po' del suo mistero. Ma niente api, vi prego. E perché dottore? Oddio, sai che non mi ricordo esattamente se l'ha spiegato, ma probabilmente per il fatto che comunque il dottore è una persona di cui tu ti fidi, in cui vai a cercare un aiuto quando ne hai bisogno. Quindi per questo lui si fa chiamare il dottore. Doctor Who è un gioco di parole essenzialmente, il nome, perché lui non viene chiamato Doctor Who, solo il dottore, è la serie che si chiama Doctor Who. Questo perché ogni volta che lui si presenta, la gente chiede chi sei, dice sono il dottore, I am the doctor, e quindi loro chiedono Doctor Who, Doctor chi, è semplicemente un gioco di parole, perché tu dici ma caro dottore, dove, chi sei, ma ce l'hai il PhD ad Harvard, dove sei laureato? Ed essenzialmente la trama, a stragrande maggioranza la trama degli episodi di Doctor Who può essere riassunta in: il dottore arriva in un posto, ci sono dei casini, il dottore risolve il casino e parte, fine. Cioè a grandi linee questa è la trama. Poi ovviamente non è solo questo, ovviamente c'è anche tutta una trama di sottofondo, ma relativamente parlando, allora, parlando del mio approccio alla saga, io Doctor Who lo conoscevo già perché se sei su internet è impossibile che tu non conosca gran parte delle serie TV. Cioè, se sei un po' nei fandom, è ovvio che su Facebook avevo tra gli amici gente che condivideva roba di Doctor Who. Quindi, essendo che ne ho sentito parlare così tanto, l'ho iniziato anch'io. E non mi è piaciuto essenzialmente all'inizio. Questo perché lo ritenevo, e in parte lo ritengo ancora, che Doctor Who sia, soprattutto le prime stagioni, siano molto, molto trash. Adesso mi spiego. Cioè, trash nel senso buono più o meno. Vabbè, io l'ho guardato sapendo anche con l'ottica, col fatto che la prima stagione era del 2005, di 10 anni fa, quindi non è che non c'erano gli effetti che avevamo adesso. Ma nel vedere, cioè già nel vedere la prima puntata dove i nemici principali sono dei manichini, io ho detto, l'ho guardato dicendo ok, cioè proprio per dire, ma anche già le puntate dopo, quando la prima volta che ho visto i Sleeting, che sono degli alieni, che erano sti alieni tutti verdi, ma proprio pupazzosi, cioè tu li vedevi che era palese fosse un costume tutto pupazzoso. Quindi io avevo detto un po', davvero, cioè vabbè, capisco nel 2005, ma davvero così trashoso? Poi però con il tempo sono entrata nell'ottica di Doctor Who, ovvero che tu appunto, se vuoi godere Doctor Who devi entrare nella sua ottica, ovvero che è una serie molto longeva, cioè appunto che se la tirano avanti da tantissimi anni, e certe cose, il trash è quasi volutamente, è fatto apposta in quel modo, perché nel senso loro non puntano tanti, cioè non vedi quasi mai grandissimi effetti speciali o grandi costumi o grandi CGI, perché non si basa tanto sulla qualità
di quelle cose, ma quanto sul fatto che, sulla storia che c'è dietro, sul fatto che tu, spettatore, impari ad accettare quelle cose. Cioè, anche già più avanti nella quinta, nella sesta stagione, ogni tanto capitava che vedevo certe cose che dicevo, ma che erano fatte abbastanza male, per dire, da un punto di vista tecnico, se lo guardi. Però davvero non ci pensavo più neanche, perché ero entrato nell'ottica, sapendo che devo accettare quelle cose per così come sono, ma semplicemente perché sono fatte così, e non me ne fregava più di tanto. Guardavo più alla trama, alla storia dietro, e non al personaggio in sé, perché ormai ci avevo fatto anche l'abitudine. Il perché dico, molte cose però sono rimaste così perché sono anche legate alla tradizione di Doctor Who. Prendiamo per esempio i Dalek. Probabilmente i Dalek, credo che anche la gente che non conosce Doctor Who sa cos'è un TARDIS, sa cos'è un Dalek, sa cos'è un cacciavite sonico, perché viene un po' spiaccicato ovunque sulla rete. E i Dalek sono i più grandi nemici di Doctor Who. E io la prima volta che ho visto i Dalek ho pensato che i Dalek potevano essere quello che le persone degli anni 50 potevano immaginarsi che sarebbe stato tipo un aspirapolvere negli anni 2000, perché sono specie di campane praticamente metalliche che girano. E io infatti la prima volta che ho visto i Dalek ho detto, davvero questi, cioè, li conoscevo, ma ho pensato, ma davvero questi sono i più grandi nemici dei dottori, questi robottoni del culo? E ma poi sono effettivamente entrato nell'ottica, perché comunque i Dalek esistono già da anni prima. E come dire, quando i Dalek sono stati ideati la prima volta, che non so, non ho idea quando siano apparsi, ma contando che sono stati gli anni 60-70, ho detto, ok, in quel momento, in quel lasso temporale, era, diciamo, potremmo dire, ai passo con i tempi, non era qualcosa di decente a vedere. Adesso se guardi su una cosa vecchia di anni, decenni, dici, vabbè, che sembra un po' una merda. Ma fa parte della tradizione di Doctor Who, quello è il nemico del dottore e basta, cioè tu sei consapevole di quella cosa e non è che ti stupisci, anzi i Dalek ti fanno paura perché sai di cosa sono capaci comunque. Ma andando a spulciare un po' più la trama generale, cosa è successo? Questo, vabbè, non so un po' spoiler, ma per fare una infarinatura generale su in cosa consiste Doctor Who appunto. Il dottore era appunto un Time Lord. Time Lord erano questa specie, potremmo chiamare così perché effettivamente sono una specie aliena, che abitavano il pianeta di Gallifrey, il quale però ad un certo punto è entrato in guerra con i Dalek, e in questa ultima guerra, la guerra del tempo venne chiamata, tutto venne distrutto, il pianeta Gallifrey venne distrutto, morirono tutti i Time Lord, tutti i Dalek, e si salvò semplicemente il dottore perché scappò via. E quindi il dottore rimane effettivamente è l'ultimo dei Time Lord che è rimasto e gira da solo. E viaggia nell'universo attraverso il TARDIS, che è questa scatola blu che sicuramente avrete visto da qualche parte, credo che sapete cos'è un TARDIS. E all'aspetto di questa scatola, di questa cabina della pulizia, che all'interno è molto più, se la guardi fuori è piccola, ma all'interno è molto più grande, anzi all'interno è effettivamente infinita perché continua a espandersi. Perché sta cabina telefonica, cioè non è una cabina, non so perché in parte c'è anche un telefono, quindi sì, è giusto che si dica che è una cabina telefonica. Però perché la polizia? Questo perché, ricordandoci che si risale agli anni 50, il dottore quando andava in giro aveva bisogno di mimetizzare in qualche modo la sua macchina del tempo, non è che la poteva lasciare così in bella vista. Ed essendo che in quel periodo quelle scatole della polizia erano abbastanza comuni, lui aveva scelto quella perché era facile mimetizzarsi. Adesso nel 2015 è ovvio che se metti quella roba per strada risale all'occhio perché non ce ne sono più di quelle scatole in giro. Ma ai tempi erano molto popolari. Quindi, di nuovo quello che dico io, è rimasto... la tradizione è rimasta, quella cosa è rimasta così com'era anche tanti anni fa perché non l'hanno voluta cambiare. Poi il TARDIS molte volte dentro cambia per aspetto, per com'è, però fuori è sempre rimasta praticamente uguale, se non poche piccolissime cose di aggiustamento. Oltre al TARDIS, l'oggetto, l'unico, anzi potremmo dire uno degli unici oggetti che il dottore usa è il cacciavite sonico, che è questa sottospecie, è un cacciavite essenzialmente, cioè anche se è questa sottospecie di bacchetta elettronica, non so neanche come chiamarla, un cacciavite sonico ragazzi, cosa che vi aspettate dalla vita? Che praticamente può interagire con qualsiasi cosa che abbia dei circuiti, essenzialmente. Può aprire le porte, può hackerare i computer, robe così, ed è una cosa che gli torna utile, effettivamente. Ma non è per esempio un'arma, non può fare null'altro. E inoltre il dottore è praticamente sempre accompagnato da una persona, il suo compagno, la sua compagna, che è essenzialmente quasi sempre una ragazza. E nel corso della serie sono viste tante companion, ce ne sono state tipo 5, ognuna diversa dall'altra, ognuna che viaggiava per motivi diversi, ognuna che se ne è andata in modi diversi. E soprattutto anche il dottore cambia, per quelli che non lo sapessero, perché il dottore è immortale, però, cioè lui è immortale ma il suo corpo diciamo no. E quindi se il suo corpo, quando il suo corpo riceve un danno fatale che normalmente lo porterebbe alla morte, anziché morire semplicemente si rigenera, cioè il suo corpo rinasce sotto un altro aspetto
che credo scelga lui, sì, da quel capitolo lo sceglie lui l'aspetto in parte, più o meno. Quindi si rigenera e si crea, e c'è un altro dottore, per questo si parla di più dottori, cioè, e momentaneamente ci sono state 12 di dottori, i primi 8 nella vecchia serie e gli ultimi 4 nella nuova serie, quella reboot dal 2005 in poi. E per quanto il dottore sia sempre lo stesso, cioè mentalmente sia sempre lo stesso, ogni volta che il dottore si rigenera essenzialmente cambia anche di personalità, non solo di corpo. E questa è una cosa che mi ha sempre un po' fatto storcere il naso, perché non l'ho mai saputa come interpretare. Perché è una cosa effettivamente un po' stupida, perché se la sua mente è sempre la stessa, cambia solo il suo corpo, quindi la sua mentalità e i suoi modi da fare dovrebbero rimanere gli stessi. Ma ovviamente non è così. Questo perché ovviamente ogni attore è diverso e dà un'interpretazione diversa, ma anche come personalità, ogni dottore ha la sua personalità che è ben definita, come si potrà poi vedere. E perché se lo chiedesse, il mio preferito è Matt Smith, ovviamente. Per quel che riguarda la trama di Doctor Who, è un po' la maggior parte delle puntate potremmo dire che sono autoconclusive. Perché succede come ho detto prima, cioè loro vanno lì, arrivano in un posto, c'è un problema, risolvono quel problema e se ne vanno via. E molte puntate sono così, cioè semplicemente da un posto all'altro e sono autoconclusive. Infatti, per questo è stato questo il mio problema all'inizio con Doctor Who, è che soprattutto per esempio la prima stagione non aveva una grandissima trama collegata. Cioè appunto le puntate andavano avanti semplicemente così, da un saltando dall'altra, poi di solito verso la fine, robe così, magari c'era un accenno di trama più prominente. Poi dal decimo dottore con David Tennant, soprattutto con Matt Smith dall'undicesimo, hanno iniziato a sviluppare anche una trama più orizzontale, che si diramava un po' più in genere per riuscire a capire. Però una cosa che però ha sempre fatto Doctor Who, che mi è sempre piaciuto, è il fatto che anche se c'erano delle puntate autoconclusive, i personaggi che conoscevi non comparivano a caso. Cioè non erano che vedevi quel personaggio e basta, molto spesso che i personaggi ricomparivano più avanti. E cosa succedeva molto spesso, che per esempio alla fine della stagione in cui era apparso quel personaggio, magari ci fosse qualcosa che portava insieme tutti i personaggi che si erano visti nelle varie puntate per combattere un male comune, per dire. Questa è una cosa che succede abbastanza spesso. Questa è una cosa buona, perché comunque tu vedi quel personaggio in una puntata, poi tipo 10 puntate dopo lo rivede lì e dice: ah, ma guarda, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro lì, oh che bello, roba così. Poi però effettivamente la trama è iniziato a svilupparsi proprio anche con ci sono certe puntate che iniziavano con dei misteri che tu dicevi: ma com'è possibile? Poi te la tiravano avanti, si sviluppava molto molto bene, poi la trama prende davvero un bel posto. E però la cosa che io ritengo davvero ottima, per cui a me è piaciuto un sacco Doctor Who, è che essendo che il dottore ha una macchina del tempo, vuol dire che lui può andare sia nel passato che nel futuro, e quindi essenzialmente ogni puntata è diversa dall'altra. Perché? Cioè tu vedi una puntata che magari c'è un'invasione di alieni nella Londra contemporanea, ne vedi un'altra che è ambientata nell'antica Roma, poi quella dopo sono tipo su un'astronave nel futuro che sta per schiantarsi nel sole e loro devono salvarla. E sono tutte così, cioè in ognuna c'è una trama diversa, in ognuna c'è una location diversa con dei personaggi diversi, quindi e tu inizi ogni puntata dicendo: oh, chissà dove andranno adesso, chissà cosa succederà adesso. E questa è una cosa molto bella, perché non ti annoi dicendo, è raro, cioè ogni tanto capita che ci sono due o tre puntate in cui magari rimangono nello stesso posto perché c'è una trama più sviluppata per quella serie di puntate, ma di solito sono molto molto diversificate, e questa è una cosa molto bella secondo me, perché vedi un sacco di posti, vedi un sacco di personaggi, vedi un sacco di location e tante storie diverse, perché ovviamente cambiano. Però il fatto è che molto spesso secondo me hanno un po' sminchiato la questione del viaggio del tempo, perché come sempre quando tratti qualcosa, metti nella trama dei poteri tali come per esempio il viaggiare nel tempo, devi stare molto attento, perché è facile creare degli errori anche gravi. Soprattutto è strano perché all'inizio dicono sempre che no, non possiamo cambiare il passato, cioè non possiamo tornare nel passato e fare qualcosa, perché questo cambierebbe il futuro, si creerebbe un paradosso e sarebbe la fine del mondo. Cioè è quello che dicono praticamente sempre nella prima metà della serie. Poi verso la fine iniziano a dire: no, non è proprio così, perché è vero che il futuro è quello, però ci sono dei punti fissi nel passato, ci sono dei punti fissi nella linea temporale dove se una cosa, anche se il futuro è già stato scritto, se qualcosa cambia può essere riscritto. Cioè, ma allora come funziona? È una cosa che l'hanno sempre un po' messa, secondo me, come andava loro bene per lo sviluppo della trama. E questo è quello che ho detto io sul... devi saper gestirtelo bene, una cosa come il viaggio nel tempo. Quindi a me sta cosa ha sempre fatto un po' storce il naso, perché se la giocavano in base a come gli andava. Un'altra cosa però, il fatto di Doctor Who è che ha un fandom ricchissimo. Cioè
ci sono un sacco di personaggi, un sacco di posti, un sacco di mostri, di creature diverse, davvero tantissime, varie, c'è cioè proprio un sacco di varietà. E soprattutto quello che Doctor Who riesce molto bene è che crea le situazioni, ma soprattutto per esempio i personaggi, i nemici, dalle cose di tutti i giorni. Aspetta, cosa intendo dire? Prendiamo per esempio gli angeli, i Weeping Angels, che sono alcuni fra i nemici più iconici di Doctor Who, che sono essenzialmente sono queste creature che non si sa che aspetto abbiano in sé, che però si possono muovere e attaccare, loro si possono muovere solo quando nessun essere umano li sta guardando, nessuna creatura li sta guardando, è un loro tipo meccanismo di difesa. Quindi se tu stai fissando quella creatura, sta ferma, immobile, e assume le sembianze di una statua. Perché? Questo perché, essendo che il mondo è strapieno essenzialmente di statue, si possono mimetizzare molto facilmente. Essenzialmente prendono l'aspetto di una statua, stanno in fermi immobili e nessuno li caga. Poi appena il malcapitato si gira, li aggredisce, cioè lo aggredisce. E quindi è una cosa curiosa, perché poi, cioè, è questo il fatto che dopo aver visto Doctor Who ti entra il fandom in mente e ogni volta tipo vedi una statua e dici, ah, magari un angelo, vedi un'ombra, dici magari adesso esce una seconda ombra, c'è un'altra cosa, vedi il fumo, non so. Però cioè praticamente quasi per ogni cosa che tu vedi nella vita di tutti i giorni può essere in qualche modo ricollegato a un essere, a una creatura di Doctor Who. E questa è una cosa fantastica, soprattutto per chi è preso dai fandom. Cioè uscire con... quando esco fuori con i miei amici che hanno visto Doctor Who, riesci a fare citazioni a qualsiasi cosa, le trovi ovunque, ovunque. Ed essenzialmente questo è Doctor Who, spiegata a grandi linee. E ovviamente la consiglio come serie, sì, ma non a tutti. Nel senso, secondo me, a me Doctor Who è iniziato a piacere dopo la metà della prima stagione. Tipo, mi sembra fosse dall'episodio 6 o 7 in poi, quando per la prima volta apparivano i Dalek. Perché effettivamente già da lì la trama iniziava ad addentrarsi più nello specifico e a prenderti un po' di più, perché prima ho detto erano un po' tutte puntate così, un po' abbastanza trash. Quindi non è una serie da giudicare dalle prime puntate e devi guardarli con l'ottica giusta. Appunto dicendo, devi sapere a cosa stai andando incontro. Tutto qui, semplicemente. Quindi il mio consiglio è sì, guardatelo, ma non dalla prima puntata, guardatevi le prime 2, 3, 4, 5 puntate, prendetevi un po' e poi se effettivamente non vi piace non la continuate. Anche se quello che ho sempre detto io è che Doctor Who è l'indice di qualità di Doctor Who è una curva crescente, ma proprio di brutto. Cioè, perché proprio più va avanti e più migliora. E questo davvero soprattutto dal punto di vista della trama. La prima stagione è abbastanza debole, già quando appare il David Tennant, c'è il decimo dottore, migliora. Secondo me personalmente raggiunge il suo massimo con l'undicesimo dottore, che è Matt Smith, che ha una delle tutte le stagioni con Matt Smith sono a livello di trama le più belle. E poi si arriva, vabbè, al dodicesimo dottore, che personalmente a me non è piaciuto tanto non mi è piaciuto tanto come trama. E boh, sì, cioè questa era un po', ora potremmo stare a discutere per ore Doctor Who su ogni singolo dettaglio, ma non credo sia il caso. Quindi sì, volevo solo un po' dire la mia, così come al solito, un po' come la penso. Quindi se mi avete seguito fino a questo punto, grazie di tutto. Concludiamo qua il video, sperando che questa volta sia venuta con una qualità decente, davvero. E quindi noi ci vediamo a un prossimissimo video, che non so di cosa tratterà, ma vi invento come qualcosa come al solito. Ovviamente fatemi sapere le vostre opinioni. Se volete parlare di Doctor Who, parlatene nei commenti, magari evitando solo di fare spoiler. Cioè, chiedete qualcosa, magari lasciate 50, scrivete spoiler, lasciate 50 righe, perché non vorrei magari rovinare la serie agli altri che non l'hanno vista. E quindi ciao a tutti ragazzi, ci si vede a un prossimo video.